morbido, succulento e succoso. È proprio così che deve essere un arrosto perfetto. E cosa meglio dei fusi di pollo si prestano al meglio per una ricetta così? Ebbene sì ragazzi, oggi vedremo l'ABC dell'arrosto, quindi come prepararlo facilmente a partire da semplici fusi di pollo. Tutti gli amanti della carne, ma proprio tutti, apprezzeranno. Vediamo come si prepara. Iniziamo con la preparazione dei fusi di pollo arrosto. La prima cosa secondo me fondamentale è quella di preparare una macera per insaporire al meglio i nostri fusi di pollo. Quindi come si fa? Prendiamo un bicchiere dove ho messo circa 100 ml di vino bianco secco. Scegliete un buon vino bianco perché poi lascerà il retrogusto piacevole. Aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Poi un mix di spezie a piacere, qui c'è anche un po' di peperoncino, ci mettiamo la senape, un po' di senape in pasta, questa è facoltativa, potete metterla come no, eh? E cominciamo ad amalgamare, quindi facciamo questa macera. Se vi piace potete anche aggiungere un po' di succo di limone o scorza di limone, eh? Perfetto così. Prendiamo un sacchettino e mettiamo i nostri fusi di pollo all'interno del sacchetto, così. La stessa cosa potete farla anche con altri tipi di carne, eh? Se prendete una carne rossa tipo selvaggina potete lasciarla in macera con del vino rosso. Versiamo il composto che abbiamo preparato all'interno del sacchetto, così. Perfetto. Aggiungiamo anche un po' di rosmarino. E uno spicchiettino di aglio. Mescoliamo, così. Quindi massaggiamo anche la carne, in modo che si inzuppi bene, si insaporisca alla perfezione. Chiudiamo il nostro sacchettino, ogni tanto lo mescoliamo, chiudiamo così e lasciamo riposare per almeno 2 ore, vi consiglio, in frigo. Dopo circa 2 ore, mi raccomando, come vi dicevo, ogni tanto girate il sacchetto in modo da far insaporire bene tutti i fusi di pollo, eh? E ripeto ancora, la stessa ricetta potete anche prepararla con dei filetti di pollo oppure ancora con le ali del pollo, con le cosce, quindi con tutte le parti del pollo si adattano benissimo per la realizzazione di questa ricetta come l'ho impostata io, come ve l'ho consigliata io. Ora, senza anche sporcarvi le mani, no? Che so che è una cosa che non a tutti piace, ho scaldato una pentola, potete utilizzare anche una pentola antiaderente se preferite. Sempre con la nostra pinza, la pentola appunto è già calda, sistemiamo i fusi di pollo all'interno e li facciamo rosolare. Quindi cerchiamo di scolarli un po' dalla marinatura. Perfetto. Così. Tempo che cosa ho fatto? Vi propongo questa ricetta con olive e pomodorini secchi. Ho messo a rinvenire i pomodorini all'interno di un pochettino di acqua tiepida. Adesso scoliamo l'acqua e tagliamo i pomodorini. Dopo aver rosolato i nostri fusi di pollo, quindi averli rigirati più volte, perfetto, ci diamo un'altra giratina, molto bene. Possiamo sfumare con la macera che abbiamo preparato in precedenza, quindi prendiamo sempre il nostro sacchettino, vedete, anche senza sporcarci le mani, qua abbiamo il nostro rosmarino che possiamo mettere sopra e facciamo sfumare, quindi fiamma alta per far evaporare tutto l'alcol del vino in eccesso.
Ora io vi propongo una versione che mi piace moltissimo, devo dire la verità, con olive, come vi dicevo prima, e i pezzettini di pomodoro secco. Li versiamo così proprio direttamente all'interno della teglia. Possiamo anche metterci un po' di sale, che non ce l'abbiamo messo durante la marinatura. Benissimo. Rimettiamo il coperchio, aspettiamo il bollore e cuciniamo per circa un'oretta, mescolando di tanto in tanto. Dopo circa un'oretta di cottura, questo è il risultato. Voilà! Ovviamente durante la preparazione girate i fusi di pollo, così si insaporiscono al meglio. E adesso serviamo! E voilà la mia idea di arrosto di fusi di pollo. Chiaramente potete personalizzare la ricetta come più vi piace. Ad esempio, a metà cottura potete aggiungere dei dadini di patate oppure aggiungere dei peperoni. Quello che più vi piace sicuramente sarà un ottimo secondo che piacerà proprio a tutti. A me piace moltissimo in abbinamento al purè di patate oppure con la polenta. Ragazzi, io vi saluto, io vi aspetto sempre qui su My Personal Trainer con una nuova ricetta. Thank you.